Vangelo nel proprio cammino di fede e di conversione. Da 15 secoli salgono quassù i papi, imperatori, re, santi e semplici fedeli di ogni parte della terra, ricchi e poveri, santi e peccatori, tutti desiderosi di un incontro fiducioso con la misericordia di Dio. Il santo Giovanni Paolo II, salito su questa montagna sacra per affidare al principe delle milizie celesti la Chiesa universale, negli ultimi decenni gravemente provata dagli assalti del male, disse: qui si viene per corroborare la propria fede. Sono convinto che anche voi siete giunti quassù, animati dal profondo amore per Gesù, per la sua Chiesa. Siete qui per invocare San Michele affinché vi aiuti a mantenere sempre viva la luce della fede e di trovare la forza interiore per fare scelte coraggiose nella vostra vita, esattamente come fece San Michele Arcangelo, in mezzo alla confusione creata dagli angeli ribelli, ha scelto Dio, il suo progetto, che è progetto di amore e di salvezza. Rivolgo un cordiale saluto di benvenuto a tutti voi carissimi pellegrini, in modo particolare saluto Padre Luigi con il gruppo di Rocca Sinibalda, gruppo di Padre Pio da Orvieto, saluto Don Matteo de Padova che concelebra questa Eucaristia, saluto anche i coniugi Gaetano e Roberta venuti da Napoli per ringraziare il Signore alla presenza di San Michele Arcangelo per 25 anni di vita matrimoniale. Un cordiale saluto e ringraziamento rivolgo all'artista Bruno Giustiniani di Salerno, che ha donato alla Basilica di San Michele una delle sue opere, il dipinto intitolato La vittoria del bene sul male. Al termine della Santa Messa ci recheremo nella Cappella delle Confessioni, dove il Vicario Episcopale per la vita consacrata della nostra diocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Marco, che presiede questa Eucaristia, benedirà quest'opera d'arte. La nostra preghiera salga come incenso profumato e soave verso l'infinita maestà, sorretta e guidata da colui che gli presta l'ufficio dell'assistenza e della lode, San Michele Arcangelo. Anche in questo momento lui assiste tutti noi e assieme con noi e con tutti i cori degli angeli desidera lodare Dio Santo, Dio Trinità, Dio Amore. Perché questa nostra lode vissuta insieme possa essere vissuta con cuore bello, libero dal peccato, rivolgiamoci alla infinita misericordia di Dio e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, per tutte le nostre mancanze. Che Dio lo domini, e tu principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, che si aggirano per il mondo per perdere le anime. E con la benedizione filare verranno benedetti anche tutti gli oggetti religiosi e di devozione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore nostro Gesù Cristo è Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna, una buona speranza, confortino i vostri cuori e li confermino in ogni opera e parola di bene. Amen.
la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. E adesso invito tutti nella Cappella della Riconciliazione delle Confessioni, dove si svolgerà il rito di benedizione di una bellissima opera che rappresenta San Michele Arcangelo in vittoria sulle forze del male, su Lucifero, e con un'opera d'arte dell'artista Bruno Giustiniani, che invito tutti. Nel nome del Signore, andate in pace. Io esprimo la mia gratitudine a nome della comunità religiosa, del santuario, ma anche di tutti i pellegrini che lungo i secoli ammireranno quest'opera. Vorrei dire che il santuario non ha archivi con volumi di storia, di cronache. Santuario è un libro aperto, scritto sulle strutture, sulla pietra, con dedicazioni, iscrizioni, affidamento, ma anche scritto da tanti artisti e devoti di San Michele Arcangelo che hanno voluto onorare San Michele Arcangelo attraverso le opere d'arte, attraverso i paramenti sacri che vengono conservati nel museo devozionale, che è proprio, ecco, una testimonianza viva sia di chi con devozione ha realizzato un'opera e ha donato a San Michele, sia chi ha ricevuto una grazia particolare e di conseguenza ha portato un dono votivo. Ecco, oggi è un libro di 15 secoli di storia dove leggiamo la presenza di San Michele, il suo amore per questo popolo e poi anche risposta del popolo alla sua bella e mirabile, ecco, intercessione. Noi siamo tutti in un cammino, in un combattimento contro tante fatiche, tanti mali che ci assediano, che ci, ecco, circondano, e abbiamo bisogno sempre di colui che è per eccellenza vincitore sul male, per eccellenza colui che ha sconfitto Lucifero e che ancora oggi nel cuore dei fedeli, ecco, realizza questa vittoria dove il posto dell'io, dell'orgoglio, pian piano riprende posto il Signore Dio
che è davvero fonte di pace, di gioia, di felicità. Perciò grazie, signor Bruno, per questo grande dono, grazie alla sua moglie e a tutto lo staff che ha preparato questa manifestazione, anche agli artisti musicisti che ci accompagneranno anche in questo momento di preghiera e di benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare esponendo alla venerazione del popolo cristiano una nuova immagine di San Michele Arcangelo rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione, offrendo alla devota attenzione dei fedeli l'immagine di San Michele Arcangelo. La Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di colui che, ravvivato dall'amore per Dio, creatore delle cose visibili e invisibili, ha messo al centro della propria esistenza angelica la gloria di Dio e la salvezza eterna di tutti gli uomini. San Michele, sostenendoci nel nostro combattimento spirituale contro le insidie del maligno, ci aiuta a corroborare la nostra fede in Dio, uno, trino, e a seguire Gesù in vita e in morte. Perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale possiamo giungere alla perfetta unione con Cristo. San Michele è nostro difensore, nostro amico, nostro modello e protettore. Ci ama, ci soccorre, intercede per noi, ci aiuta a vivere nel timore e nell'amore di Dio e un giorno ci introdurrà nella Gerusalemme del cielo. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che ha poco tempo. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservarono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'angelo del Signore protegge e libera. L'angelo del Signore protegge e libera. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. L'angelo del Signore protegge e libera. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato. Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. L'angelo del Signore protegge e libera. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo
temono e mi salva. Guardate e vedete quanto è buono è il Signore. Beato chi in Lui si rifugia. L'angelo del Signore protegge il divino. Ti glorifichiamo, Padre, Tu solo sei santo e nella Tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il Tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il Tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con suavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire delle virtù celesti il Beato Arcangelo Michele, che è proposto alla comune federazione attraverso questa immagine. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il Tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di Te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove Tu, con il Padre, ci accoglierai nella gloria del Tuo Figlio e li viveregna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio, gloria e letizia dei Suoi servi fedeli, che ci ha dato in San Michele Arcangelo un segno della Sua protezione, faccia risplendere il Suo volto su di voi. L'intercessione di San Michele Arcangelo vi liberi dai mali presenti e il Suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con Maria Santissima, con gli angeli e i santi, la gioia e la pace di questa patria, nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i Suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Che ho fatto con tanto amore. Vi volevo spiegare questo dipinto che fa parte di una serie di che riguardano l'Apocalisse. Ci sono i quattro cavalieri che sono le quattro, diciamo, opere che il Signore ci può dire che manda, però poi alla fine c'è la vittoria del bene sul male. E questo dipinto, che è di grandi dimensioni, a dominare sono le grandi ali protettive dell'Arcangelo Michele, principe delle ciliegie angeliche, che combatte contro gli angeli ribelli guidati da Satana e li sconfigge precipitandoli sulla terra insieme al loro capo. Così recita il 12° capitolo dell'Apocalisse, dove Dio si occupa di Satana. Come abbiamo sentito un attimo fa, scoppiò una guerra in circo e Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, io non mi voglio ripetere. E quindi questa vicenda della salvezza è ripetuta più volte nell'Apocalisse.
mettendo in risalto sempre che la bontà prevale sempre sulla malvagità. Il drago è sconfitto, Satana è sconfitto, perché egli è una creatura potente, ma nulla può contro l'onnipotente. Giovanni racconta la scena su cui avviene la disfatta del demone, una lotta tra le forze del bene, rappresentata dall'arcangelo Michele e i suoi demoni. Ed è l'arcangelo Michele ad uscire vittorioso, scacciando le forze del male dal cielo e precipitandole in terra. Volgiamo lo sguardo allora al dipinto e notiamo come il messaggio che proviene da questo dipinto focalizza la scena sulle due figure principali: San Michele su un cavallo candido, simbolo di purezza e redenzione, colpisce con la lancia il maligno nel gran dragone, in un serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, il quale perde la sua lotta impari contro l'onnipotenza. Questa grande tela ha una iconografia classica, seppur rappresentata con l'arte contemporanea e con la potenza dei colori. C'è una spiaggia, c'è la notte, c'è il tramonto della luna, l'arcangelo Michele da Monte, bellissimo, sul suo imponente cavallo bianco, sormontato in cima dalla grande aquila che rappresenta la sua potenza, e in terra c'è la bestia trafitta, scalciata anche dal suo cavallo ed abbandonata dal volturio, simbolo del male. In conclusione, abbiamo tutti compreso che questo dipinto dà un messaggio di grande speranza. La grande vittoria del bene sul male annunciato da San Giovanni nel 12° capitolo dell'Apocalisse è atteso da tutti noi credenti. Essa indica la realizzazione di un nuovo corso che si avvera prima in cielo e poi in terra attraverso la mediazione di Maria e le azioni virtuose degli uomini di buona volontà. Grazie. Adesso ci sta la dottoressa Italo Occidente, che dirà due parole, poi alla fine c'è il cugino che ne dirà una. Grazie, siamo agli sgoccioli per la celebrazione della supplica alla Vergine di Pompei, che oggi inizia il mese dedicato al Rosario, quindi non possiamo perdere l'appuntamento con la nostra donna del cielo. Io voglio solo dire che il professore Bruno Giustiniani è un artista per caso, dobbiamo dire, cioè che lui per lunghi anni ha vissuto in camice bianco la sua professionalità medica in qualità di primario di Udovinola di Guiana presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Luci da Ragona di Salerno, ma fin dai primordi della sua età, dall'adolescenza, ha coltivato questo suo talento artistico, e poi nel momento in cui l'età pensionistica gliel'ha concesso ha potuto tranquillamente dedicarsi più almeno a questa sua passione, e vedete che capolavori che vengono fuori. Diverse sue opere sono ospitate anche in altri luoghi di culto, ci sono moltissime opere presso il Santuario Santissimi Cosma e Damiano di Empoli, giorni fa appunto anche quelle benedette da Sua Eccellenza, dall'Arcivescovo che è stato lì, Bellanti, poi c'è un'altra sua opera nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno,
dove è depositata una reliquia di San Giovanni Paolo II e c'è anche la statua di Carlo Guida, e sono anche in altre chiese, Santa Maria di Martires, eccetera. Quindi l'artista ha voluto donare quest'opera di cuore al santuario grazie alla sensibile attenzione spirituale e artistica, chiaramente, di padre Ladislao, affinché quest'opera possa essere sempre di più un momento di riflessione, di confronto tra, ecco, il messaggio apocalittico e il nostro tempo. Si dice che stiamo vivendo tempi difficili e, consentitemi, io, la responsabile di tutti i preghiere di Padre Pio, vi devo dire che Padre Pio diceva: la seconda metà del XX secolo è l'epoca del scatascio totale. Noi siamo indietro in questo sbandamento di valori. Allora ci dobbiamo attendere che cosa? Che è quello che ha detto la Madonna a Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà e la vittoria del bene sul male ci sarà alla fine. Noi, se saremo stati capaci di tenere acceso il lumicino della nostra fede, potremo trionfare sul male. Grazie Padre Ladislao, grazie all'artista Giustiniano e grazie al mio amico e collega il dottore Giulio Siena, che è anche un attimino il curatore della comunicazione anche qui e che ha permesso la realizzazione di questo momento. E grazie naturalmente a tutti i sacerdoti che in questo santuario ossigeno per noi fedeli lo spirito e il cuore. Grazie. Il principe Bruno Giustiniani e io stesso, Gerolamo Luca, Giuliano Giustiniani, siamo la testa di una famiglia che ha questa tradizione nell'arte e nella fede, che ha lasciato per secoli delle opere d'arte, sia monumenti quante opere, per la nostra Santa Chiesa. Abbiamo dato tanti preti, cardinali, vescovi. E quindi ringrazio veramente il principe Bruno di proseguire questa tradizione in onore della nostra Santa Chiesa. Le sue opere sono spesso sui temi assolutamente religiosi, sul suo proprio testimonio di fede. Ha parlato sì dell'Apocalisse, fa regolarmente degli eventi a Genova, la nostra città storica, come a Salerno, la sua città, o qui oggi, quindi è un grande onore per tutti noi giustiniani di poter essere qui oggi accolti a San Michele. Personalmente il clan giustiniani rappresenta 16 famiglie principali e la mia propria famiglia, Bonelia, è veramente messa sotto il segno di San Michele nella nostra chiesa di famiglia a Bonelia stessa in Liguria. E quindi Bruno si iscrive veramente in questa tradizione e grazie a lei. Thank you.